ci riproviamo direzione Graffer, qui mette 2 ore e 20, sentiero 382, siamo al parcheggio di Vallesinella, quello da cui siamo partiti anche per fare il giro del rifugio Tuket, ma che in teoria tocchiamo anche oggi. Oggi però siamo solo io e Evelyn. Ciao Coccolo, ti ricordi di me? Eh? Ciao 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 ciao, ciao 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 ciao, ciao 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 ciao. Pausetta. Pausetta al Graffer e adesso riprendiamo la marcia ma siccome no, ma quanto ci abbiamo messo? Un'ora e 20, facciamo un'ora e mezza dai con le pause, e 5 km 30. 5 km e 30, da cartello era 2,20, no? Giusto per orientarsi. Invece noi adesso proseguiamo, ma siccome siamo furbi come le volpi e scaltri come le faine, non andremo al passo Cioè, ci perché arriviamo allo stesso no, passo. No, ah no, no, si passa no, via non allora. andiamo al passo perché c'è un sentierino che lo evita, quindi ci evita tutta la salita per arrivare al, cos'è, il rifugio A Stoppani. Stoppani, e quindi evitiamo quello. E andiamo abbastanza tranquilli verso il sentiero Benini. Oh yes. Let's go! In pratica, camminando di fronte, esattamente di fronte a Cima Grosté, non si può che non prendere questo sentierino che in realtà non è segnato, cioè è segnato poi coi segni bianchi e rossi, però nessuno qui ti dice che esiste. Al sentiero Benini mezz'ora,
rifugio Tucket un'ora e un quarto, ma il Tucket poi lo raggiungiamo in un altro modo. Quindi qui c'è scritto che siamo sia sul 316 che sul 331. Eccoci! Dove siamo? In Grosteti, 2550. Esatto. Siamo a 1000 metri fatti. 1000 metri di slivello raggiunti. E adesso seguiamo il, come si chiama? 305. 305, che va di là sempre verso cima Grosteti. E volevo solo dire che se avessimo fatto il passo, correggimi se sbaglio tesorino, se avessimo raggiunto il passo del Grosté, da dove saremmo sbucati? Da là. Da quella discesa lì. Mezzo, anziché mezz'ora, anziché mezz'ora. Anziché da questa. Ecco qui una bella indicazione fatta come si deve. Mentre qua sopra controluce, vediamo se riesco a evitarla, c'è il canalone che porta a cima Grosté, che qui la qui presente Evelyn Peruzzi notoriamente fa per allenarsi d'inverno una volta notoriamente con gli sci d'alpinismo. Quindi sotto il campanile dei camusci ci siamo totalmente imbragati. Adesso il sentiero attrezzato è ancora bello semplice e largo. Ecco qua, quota 2009, tra il resto ci dicono, e qui si legge cima Falkner, si legge? Spero di sì. E quindi adesso Evelyn ci mostra il canalino da sormontare per arrivare in cima, ormai ci siamo.
Allora, eccoci arrivati a cima Falkner. Qua sfioriamo i 3000 metri, giusto? Sì, in teoria sono 2999. Quindi... E niente, ci siamo arrivati in 4 ore più o meno, perché ho visto che sono le 12:20. Però è bella lunga, perché questo attacco della ferrata non arrivava mai. E comunque i passaggi attrezzati sono veramente pochi, poi ne vedremo di più probabilmente a scendere al Tuket, perché scendiamo da quella parte lì. Comunque niente, volevo che spiegassi come mai io all'inizio del video ho detto ci riproviamo. Ci riproviamo perché l'ultima volta non stavo bene, quindi vabbè, al di là del fatto che 3000 volte meglio questa giornata qua, perché avremmo preso un nebbione d'otto, visibilità sarebbe stata zero. Sì, no, ma penso che non ci saremmo arrivati comunque, perché con quella visibilità lì dopo cominciava a essere un po' sbifido. Sì, e quindi molto meglio così, però poi noi siamo due che, zio povero, se non la fai... Bisogna farla. Ecco. E allora appena la prima occasione utile siamo venuti a fare la Falkner. Ora preparami il pranzo che faccio un volo. Oh yes. Ah no?
Grazie Ciccia. Marmellata di? Fragole. Omelette a 3000 metri. Zio povero. Giù per il stesso sentiero col canalino di prima. Bene, i 100 metri del canalino sono stati fatti anche in giù e adesso invece di tornare dal sentiero precedente scendiamo ancora tenendoci sul sentiero Benini attrezzato, poi ne prenderemo il Dalla Giacoma e giungeremo al Tucket. E digerisce. Modalità ramponcini. Ed eccoci al bivio molto importante, perché qui noi deviamo a destra verso il sentiero attrezzato via ferrata dalla Giacoma, seguendo il 3.15 abbandonando il 3.5. Evelyn, siamo scesi da lì, però. Invece quella è la Bocca di Tucket. Oh, già. Facciamo un po' di geografia, no? Che noi che conosciamo a menadito il Brenta, no? Non ci perderemo mai. Comunque, questo sentiero della Giacoma, tu l'hai visto? Sentiero attrezzato, dicono, ma... Quattro cavetti, neanche una ferrata, scala. Via ferrata. L'altro che era già un po' più interessante era sentiero attrezzato. Oh. Comunque giro stupendo. Tucket. Questa volta scendiamo col 3.17, che è lo stesso sentiero che avevamo fatto in salita con la nostra Emmina quando abbiamo fatto il giro del Tucket. Poi eravamo invece scesi dall'altra parte, però oggi, appunto, per non scendere dalla stessa dell'altra volta, scendiamo da quella che avevamo fatto in salita. Dimmi qualcosa. Arrivati. Ore 15.59. Minchia, che forte. Che tirada. Dobbiamo andare a prendere le bambine.
cavolo, ci siamo dimenticati una cosa, cavolo. Ho già capito cosa. Allora. No, no, allora no. Mentre guido lo fai tu. Dai che mi vanno su a 20 minuti di video, cazzo. Dai. Ricordatevi appartamento da Rinotta a Malosco per qualsiasi vacanza in montagna. Anche sessuale, Sì, ok, va bene. Contattate Diego. Contattate Diego, esatto. Vadi nonna.